Eccolo qua, amici! È arrivato! Cerchiamo un po' di capire insieme cosa c'è dentro. Uno, due, remote controller, supporti, scheda, DJI Action 2, la versione 2 della macchinetta, se così si può chiamare, quindi la Action Cam che ho sempre utilizzato in questi ultimi anni. Remote controller, un supporto con un telecomandino che quindi ci permette da remoto di controllare la cam e viene alimentato con un USB, un micro USB-C. Abbiamo l'innesto, quindi la vite per metterci la macchina fotografica sopra, l'action cam. Abbiamo un piccolo piede che ci permette di posizionarla e quindi abbiamo la possibilità di o gestirla a distanza, quindi via, oppure di posizionarla. Ovviamente il supporto è mobile, quindi lo si alza e ci posizioniamo la nostra camera dove come vogliamo, oppure selfie stick, anche se ormai secondo me non va più di moda. Abbiamo un po' di supporti dove possiamo innestare la nostra cam, casco, ovviamente 3M biadesivi super, il supportino classico a vite, possiamo anche utilizzarlo per il nostro remote controller, si avvita e qua molto comodo, e qua abbiamo la possibilità di appoggiarci poi la cam. Parlando in italiano, proseguiamo con il disimballaggio. Quindi ci viene detto come indossare la camera, perché la camera si potrà indossarla direttamente, e l'applicazione che ci permetterà di usufruire di tutte le funzioni. Troviamo il classico pacco documenti, informazioni su tutto quello che è la cam, note di sicurezza e via dicendo, ma al momento non ci interessano. Il cavo di ricarica da utilizzare anche per il trasferimento dei file al computer, quindi un classico USB col Type-C, con il micro USB. La basetta magnetica da indossare. Vediamo che è fatta molto bene. Abbiamo un sistema di regolazione che ci permette quindi di gestirne il posizionamento sul corpo, quindi sul petto. Questa basetta ci permette di attaccare poi la cam direttamente qua. Supporto per la macchina, quindi per poterlo collegare al nostro treppiede. Ok, sempre base magnetica. Un altro supporto, eccolo qua, sempre magnetico, con la possibilità di avvitarlo, quindi non più l'innesto classico che conosciamo, ma anche la vite per supporti ad innesto. Questa è la basetta del supporto di prima, eccolo qua, è con un adesivo, quindi ci permette, ecco, di posizionarlo. Adesso passiamo al punto forte di questa presentazione, perché abbiamo visto gli accessori, abbiamo visto i supporti, abbiamo visto tutto, manca lei. Quindi eccola qua, questa in fase di apertura, di spacchettamento, questo termine italiano, eccola qua, e questa è la DJI Action 2. Spettacolare. Se la paragoniamo un attimo alla Action 1, la prima versione, vedete voi, guardate le dimensioni. Praticamente hanno tolto lo schermo, che ovviamente è dietro, e sulla prima era riprodotto anche davanti, l'hanno tolto e l'hanno lasciato solo dietro. La cosa interessante, eccolo qua, non è altro che un supporto che fa stacca, attacca,
Attacca. Attacca. Cosa ci permette di fare? Ci dà la possibilità di avere un monitor davanti, quindi nel momento in cui noi abbiamo la cam e da dietro riprende, ci dà la possibilità di avere il monitor davanti, quindi di posizionare la cam e vedere anche noi stessi in caso di selfie o in caso di riprese particolari. Non solo, ci permette di avere una batteria supplementare e l'inserimento, che lo vedete qua sotto, della scheda. Vediamo che questa possibilità di attaccare e staccare a livello magnetico diventa veramente interessante nel momento in cui dobbiamo spostare la nostra cam dalla bicicletta al casco, oppure anche solo andandola a appoggiare a quello che è il nostro dorsale, il nostro petto. Quindi se abbiamo una ripresa particolare abbiamo la possibilità di averla qua. Quali sono le novità di questa nuova DJI Action 2 rispetto alla versione 1? Allora, sicuramente un sensore più grande, perché siamo a 1,7 pollici, quindi più colori, più dettagli. Abbiamo dopodiché un supporto 4K fino a 120 fotogrammi per secondo, quindi una fluidità molto più elevata nella gestione del file. Campo visivo da 155 gradi rispetto al 145 precedente sulla versione 1 e sicuramente uno zoom digitale, un 4x, che è stato aggiunto mentre sulla 1 non era presente. Schermo touchscreen sia per la cam che per il modulo aggiuntivo e touchscreen OLED, quindi con una visione molto più chiara. Batteria, ovviamente è difficile fare trovare le differenze, perché le batterie dipendono, vengono anche consumate in base a come noi le utilizziamo, se collegate a qualcosa o no. Sicuramente l'innovazione sta nell'avere il modulo aggiuntivo, che ci permette appunto di innestare la cam e avere una durata fino a 180 minuti. Sulla versione precedente arrivavamo a 120-125, ma proprio in casi molto particolari. La grande novità sicuramente è questo sistema di attacca stacca. È un giochetto, ma ci permette di farlo dove vogliamo. Il bello qual è? Che abbiamo la cam posizionata in un supporto, in un casco, dobbiamo spostarla, non facciamo altro che prenderla, riattaccarla, la stacchiamo, la mettiamo sul manubrio, la stacchiamo al manubrio, la rimettiamo dove vogliamo. In più, nel momento in cui volevamo fare delle riprese particolari, di solito si usava il corpetto. Adesso invece c'è questa nuova e simpatica possibilità che, essendo appunto una basetta magnetica, ci mettiamo il supporto e la posizioniamo al collo, quindi abbiamo la possibilità di portarla dietro. Balla, non importa, la stacchiamo. Il supporto, come si vede, è abbastanza duro, quindi il magnete è potente, quindi ci dà la possibilità veramente di non perderla. Però vogliamo fare una ripresa in bicicletta o mentre camminiamo, non facciamo altro che, invece che usare il collare come supporto, lo utilizziamo come innesto di sicurezza. Quindi ce lo mettiamo all'interno di una tasca, ci posizioniamo la nostra cam e noi siamo liberi, non abbiamo niente che ci dà fastidio e ci muoviamo liberamente. Un'innovazione importante perché, come vi ho detto prima, ci permetterà di utilizzarla e spostarla sicuramente dove vogliamo. Per adesso è tutto, amici. Questo è un piccolo video di presentazione e sicuramente nei prossimi giorni avremo la possibilità di provarla in un'uscita in bicicletta e vedere un po' come si comporta. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!